mezza di attesa e poi nulla di fatto. Non si è potuto correre a Monticiano. Di notte è caduta un po' di pioggia, non tantissima, ma quanto basta per sciupare la pista, soprattutto nella curva, quella che si può definire del Cassato. Si è atteso di poter in qualche modo rimuovere la pista con il trattore, addirittura anche con i rastrelli, soltanto che il sole se n'è andato e a quel punto non è stato possibile levare il fango, troppo fango, perché la sicurezza dei cavalli potesse essere perfetta. Erano arrivati in tanti a Monticiano, tanti staff di contrada e tutti i cavalli che erano stati convocati per le corse, anche perché questo appuntamento di Monticiano era molto importante per tutti quei soggetti che ancora dovevano fare la seconda prova proprio sulla pista del tamburo, seconda prova che è obbligatoria per poter avere accesso poi alla tratta. E adesso dovrà essere tutto rivisto, si pensa ad un rinvio o al 23 o al 24 di maggio. In caso contrario bisognerebbe dare per buona questa prova e passare tutti quanti i cavalli, anche se non hanno corso il secondo appuntamento di Monticiano. E poi c'è la questione del serio impegno che quest'anno i veterinari guardano in maniera piuttosto puntuale e che molti cavalli ancora devono far vedere. Comunque tutto rinviato al 23 o al 24 maggio, dove si tornerà di nuovo al tamburo di Monticiano. Non si corre, abbiamo atteso per capire se le condizioni meteo consentivano di asciugare la pista nelle parti che ancora è rimasta bagnata. Ci ha illuso, diciamo, la prima mattina appunto il tempo, però poi alla fine questo annuvolamento non consente che ci siano le condizioni esatto, per correre. Perciò nel rischio e nel dubbio assolutamente abbiamo deciso di annullarle e recuperarle fra una decina di giorni. Stamattina presto, se le condizioni meteo venivano mantenute come la prima mattinata, ci consentivano di correre, perciò sono valutazioni che vanno fatte al momento. C'era il rischio, ma c'erano molte buone probabilità, e il motivo anche per cui si è atteso un'oretta e mezzo prima di prendere la decisione. Si era messo solamente un po' di peso in più, però si è visto che siamo ritornati alla condizione precedente, perché è la condizione ottimale, ecco, per il canape che abbiamo a disposizione. Insomma, ha dato indicazioni che il peso che era stato, insomma, studiato e perciò posto, diciamo, in questo periodo era il peso ottimale per quel tipo di canape. E cambiare proprio canape non è proprio possibile? No, tutto è possibile, vanno fatte delle valutazioni e capire se qualcosa è migliorabile. Siamo disponibilissimi chiaramente a cercare di migliorare. Ma già da questo palio? No, questo palio ormai si fa così come non ci sono tempi, magari per fare cose diverse.